Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com. Io sono appena tornato dalle vacanze e in vacanza ho portato lui, questo speaker di Arker. Ve la ricordate come marca? Ve ne avevo già parlato, avevo provato dei prodotti veramente ottimi e quindi ero curiosissimo di provare anche questo speakerone Bluetooth, ma volendo anche via cavo, per qualsiasi genere di dispositivo. Io l'ho usato soprattutto con il mio iPad Pro, ma volendo potete collegarlo appunto a un tablet, a un PC, a uno smartphone, ma anche volendo a uno smartwatch, quindi a qualsiasi genere di prodotto compatibile con lo standard Bluetooth. Suona bene? Ma per alcuni tipi di brani forse suona meglio, per altri suona peggio. Volume altissimo, qualità ottima, però ve ne vado a parlare nella recensione completa. Allora, ragazzi, il braccio pesa un po', sinceramente, perché se vogliamo, questo è uno dei primi difetti estetici, fisici di questo speaker, cioè che è molto pesante. Non so se sia legno vero. Qualche dubbio ce l'ho, però è molto pesante e anche molto spesso, quindi le dimensioni sono sicuramente importanti, ma sono anche un lato positivo di questo speaker, perché molto spesso per questa cifra, che non è comunque elevata, di speaker, ci vengono forniti degli speakerini piccolini così. Invece qui abbiamo comunque qualcosa di bello, massiccio, un oggetto che ho inserito anche abbastanza bene nella mia camera e che a livello estetico secondo me è molto piacevole. Troviamo appunto qui intanto i bassi, che sono, poi li sentirete veramente potenti. Qui abbiamo medi e alti, non so come siano di preciso posizionati. In alto abbiamo semplicemente i pulsanti più e meno del volume, un LED di stato, pulsante per skippare alla canzone successiva, il pulsante di accensione. Qui sul retro abbiamo questa porta che sinceramente non ho capito a cosa serve, perché non porta assolutamente a nulla, non c'è un alimentatore da inserire qui, quindi veramente non so cosa serva. Probabilmente è l'idea che mi sono fatto, semplicemente per tenerlo in mano, per facilitare insomma il trasporto in questo modo. È l'idea che mi sono fatto, non ha nessun'altra giustificazione questo foro. Qui abbiamo invece un ingresso AUX per le cuffie, o meglio, per collegare il nostro dispositivo, ad esempio un vecchio iPod, lo possiamo collegare qui e ascoltare la musica in uscita dallo speaker. Abbiamo un tasto reset che annulla ovviamente tutte le configurazioni fatte sul prodotto, un LED per lo stato della batteria e qui un DC in, un ingresso DC. Vi faccio sentire come suona? Assolutamente sì. Allora, ragazzi, ho acceso lo speaker. Il mio iPad era già abbinato. Adesso andiamo a riprodurre qualche canzone non sullo speaker dell'iPad, ma sullo speaker. C'è un problema, o meglio, c'è una considerazione da fare necessaria, che questo speaker predilige musica pop, in cui ci sono molti bassi, musica rap, musica elettronica soprattutto, e questa musica non è quella che ascolto io, quindi cercherò di farvi ascoltare con tutti i limiti tecnici dell'ascolto tramite il mio microfono da cui sto parlando. La qualità dello speaker ovviamente non corrisponderà mai e non potrà mai corrispondere alla qualità effettiva che ascolto io in questo momento. Posso quindi farvi questa premessa dicendovi che lo speaker ha un'ottima qualità sonora, la risoluzione è veramente molto alta del sonoro, ma abbiamo anche un volume molto alto che è piacevole, però a frequenze molto molto alte tende a distorcere un po', e poi appunto con le canzoni che ascolto più spesso io i bassi sono troppo presenti e quindi tendo ad equalizzarli con appunto l'utilizzo di un equalizzatore. Ora vi faccio ascoltare qualcosa però senza equalizzatore. Ecco, questa era una canzone, Another One Bites the Dust, dei Queen, che è abbastanza ricca di bassi, quindi l'avete sentito forse dare il meglio di ciò che può dare con la mia musica, ma andiamo a cambiare canzone, andiamo a scegliere un qualcosa di decisamente diverso. Anche questa canzone nel complesso non suona male, ma capirete cosa voglio dire quando dico che i bassi poi tendono a diventare esagerati, perché ci sono canzoni che non richiedono affatto bassi così pronunciati come escono da questo speaker, ma che appunto
se ascolterete le vostre canzoni un po' più rilassate, un po' meno musicate con bassi, ve le andranno un po' a distorcere. Ok, avete sentito più o meno come suona? Ripeto, non sono sicuro che sia riuscito a trasporre quello che ascolto io con la registrazione del microfono, però posso assicurarvi che se ascoltate canzoni con bassi già presenti all'interno della traccia e importanti, allora questo speaker rende ancora migliori le vostre canzoni in fase d'ascolto. Se ascoltate canzoni, ad esempio, di musica classica per esasperare, diciamo, la spiegazione, questo speaker ve le rovina. E per non farle rovinare dovrete andare a correggere il tutto tramite un'equalizzazione dei bassi, appunto, che vengano ridotti, insomma. Quindi, nel complesso, ragazzi, speaker ottimo, 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 quasi in tutto. C'è solo questo discorso dei bassi, ma se ascoltate musica pop, rap, elettronica, beh, anche questo contro per voi non ci sarà. Io che non ascolto quella musica o che comunque non la prediligo, riscontro un eccesso di bassi, ma capisco anche che, insomma, per il genere di prodotto sia anche giusto così. Per il resto, volume ottimo, qualità sonora ottima. Sto avendo veramente buone soddisfazioni da questo speaker quando lo utilizzo praticamente quotidianamente ormai da quando ho iniziato a provarlo e è quasi un mesetto ormai che lo sto usando, quindi la recensione arriva in modo assolutamente maturo quando le mie impressioni sul prodotto sono maturate. Per quanto riguarda i link per l'acquisto e il prezzo, come al solito trovate tutto in descrizione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo mattoncino di legno, che suona veramente molto bene, l'ho già detto tante volte, e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com.